ai nostri relatori di questa sera, Alessandro Bolini e Costanzo Polastri. Un bel applauso di incoraggiamento, poi mi piace anche questa uscita dal backstage, che dà un po' più di atmosfera e suspense alla serata. Io sono Fabrizio Doni, assessore alla cultura e alle politiche giovanili. Questa è Stagione del Pensiero, un ciclo di incontri culturali che è arrivato già alla sesta stagione. Ne facciamo uno in primavera, uno in autunno. Molti di voi magari sono già venuti, quindi sanno di cosa si tratta. Invece per chi è nuovo darò alcune informazioni. È un'iniziativa culturale che è stata proposta dai giovani universitari del territorio, ormai un paio di anni fa, e che prevede che siano protagonisti di queste iniziative i giovani stessi. Quindi i nostri giovani, sia che studino qui a Bologna o in altre facoltà, perché stasera, per esempio, so che uno dei nostri relatori, se non sono un po' lontano, poi magari lo dirà lui per poter essere qui presente, e ci ha fatto un grande piacere. E i nostri giovani, come dicevo, sono protagonisti in prima persona di questa iniziativa. Sono loro a ritrovarsi, a scegliere gli argomenti, sono seguiti in maniera molto discreta da un supervisore che in caso di queste stagioni di temi scientifici e matematici, il professor Nicola Arcozzi dell'Università di Bologna, mentre invece per le stagioni di filosofia la professoressa filosofa Federica Montelecchi. Curano quindi in prima persona l'organizzazione di queste relazioni, mettono a disposizione il frutto delle loro ricerche, sono poi disposti anche a dialogare con il pubblico e quindi mettere le proprie conoscenze a disposizione di tutti quanti, e vediamo ogni volta che poi da questa occasione di dibattito poi in genere emergono nuovi quesiti, nuove curiosità che vanno spesso poi ad alimentare anche quelli che sono gli incontri successivi, della stagione successiva. Come amministrazione crediamo moltissimo in questo progetto, così come gli altri progetti che i giovani del territorio, attraverso i loro rappresentanti in commissione giovani o anche in altre iniziative, attraverso le associazioni delle quali fanno parte, propongono all'amministrazione e soprattutto propongono in proprio di autogestire. Questa iniziativa per noi ha un particolare valore perché la collaborazione dell'amministrazione comunale è molto leggera, mette a disposizione i locali, chiaramente. Fa un lavoro certamente di supervisione, fa un lavoro di collegamento, di contatto, però in definitiva lascia veramente il nostro giovane territorio autonomi nella scelta dei contenuti e anche nell'organizzazione dell'allestimento. Quindi insomma, se vi piace merito loro, se ci sono dei problemi vi piace di meno, dovrete comunque rivolgervi principalmente a questi ragazzi. Come questo progetto ce n'è un altro molto importante sul territorio che stanno portando avanti, che è quello dell'aula studio in biblioteca. Abbiamo un'aula e biblioteca che da un anno e mezzo è autogestita da giovani volontari negli orari di chiusura fino a 17 ore a settimana di apertura extra di questa aula per tutti coloro sul territorio, giovani o meno giovani, che hanno bisogno di utilizzare un locale riscaldato, luminoso, silenzioso per preparare i propri esami, i concorsi o anche semplicemente per motivi di studio e ricerca personale, e tanti altri ancora che sta portando avanti la Commissione Giovani. Questo perché abbiamo la consapevolezza che i nostri ventenni, il territorio, a breve diventeranno gli amministratori della città, cioè saranno coloro che da qui a breve dovranno prendersi cura, in parte già lo stanno facendo, perché questo gruppo, vedo qui, ringrazio, abbiamo anche Sara Ruibi, che è consigliera comunale, giovani che si prendono cura non solo di politiche legate alla propria fascia di età, ma politiche che riguardano tutto il territorio, tutta la comunità. In una palestra, in un esercizio di democrazia che in prospettiva futura è molto molto importante, perché saranno chiaramente gli amministratori di un futuro molto vicino. Quindi io vi ringrazio ancora e mi congratulo con loro per l'iniziativa e darei a questo punto la parola a chi inizia? Costanza. Costanza, prego, vieni pure Costanza. E oggi vorrei farvi fare un piccolo esperimento mentale. Per cominciare, immaginiamo un attimo. Noi prendiamo un chicco di riso e lo appoggiamo sul tavolo. Credo che nessuno potrebbe dire in questo momento che quello lì è un mucchio di riso, non useremo mai la parola mucchio. Quello che facciamo allora è aggiungere un altro chicco di riso. Non è ancora un mucchio, direi. Andiamo avanti così con 3, 4, arriverà un certo punto in cui potremo guardare il tavolo e dire che a quel punto c'è un mucchio di riso. Però non c'è
un esatto numero di chicchi per cui questo vale. Questa cosa, in filosofia presocratica, è nota come paradosso del sorite. Viene da sorite, che è l'aggettivo di soros, che significa mucchio in antico greco. E potrebbe sembrare che sia una cavolata, perché potrebbe sembrare che sia soltanto un'imprecisione della parola mucchio. Il problema è che è una situazione nella quale in realtà i fisici, come me, si trovano molto più spesso di quello che sembra. Perché ogni tanto, anzi, scusatemi, volevo dire sempre, noi ci troviamo nella condizione nella quale gli oggetti con cui interagiamo tutti i giorni, gli oggetti macroscopici, sono fatti di particelle. Il problema è che gli oggetti macroscopici e le particelle si comportano in modo molto diverso. Però non possiamo dire che è un'imprecisione di come abbiamo definito gli oggetti macroscopici, perché sono dei concetti che abbiamo speso veramente molto tempo a definire bene. Ci sono delle leggi matematiche molto molto precise. Questo è il paradosso di cui vorrei parlarvi. Vediamo un attimo come si comportano gli oggetti macroscopici e quali sono queste leggi di cui ho appena finito di dire. Noi usiamo il termine deterministico per il comportamento degli oggetti di tutti i giorni. E questo significa sostanzialmente che in ogni momento possiamo fare, diciamo, due domande a questa mela, per esempio. Possiamo chiederle dove sei e dove vuoi andare, in un certo senso. E noi fisici questo qua lo esprimiamo con due vettori, che sono degli oggetti matematici che a me piacciono molto, che sono sostanzialmente delle frecce. Una è quella blu, che ci dice dov'è, e l'altra è quella rossa, che mi dice dove vuole andare. Vediamola così per un attimo. Quando invece la stessa domanda la facciamo ai nostri chicchi, cioè alle particelle che noi chiamiamo quantistiche, la risposta è un po' più confusa, diciamo, perché in meccanica quantistica vale, probabilmente si sente nominare parecchio, una cosa che si chiama principio di indeterminazione, no? E indica che le domande dove sei e dove vuoi andare non possono essere risposte in modo molto preciso allo stesso tempo. In particolare, c'è sempre quella che si chiama un'incertezza sulla posizione e sulla velocità. È come se non solo il mio quanto non sa bene dov'è, ma non sa bene dove vuole andare. E una cosa particolare è, io sono molto appassionata di fotografia, e l'avete mai notato che quando cercate di mettere a fuoco il vostro soggetto, se state facendo una foto per esempio a un vostro amico, quando mettete a fuoco il soggetto, lo sfondo sparisce, si sfoca, e viceversa quando girate le lenti è lo sfondo che diventa più nitido, ma il nostro soggetto scompare. In un certo senso, il principio di indeterminazione ce lo possiamo immaginare allo stesso modo. Quando noi cerchiamo di mettere più a fuoco la freccia blu, quando cerchiamo di dirgli, in particella, dimmi con tanta 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 precisione dove sei, quello che succede è che l'altra mi si sfoca completamente. Mi dice, posso dirti dove sono, però non ho idea di dove andare. Più o meno come ero io uscita dal liceo, diciamo. Ma neanche il contrario. Se vogliamo sapere esattamente con quanta velocità arriva, è la posizione a sfocarsi. Il problema è che queste sono le domande che abbiamo fatto, no? Come io le dicevo appunto. Il problema è che se noi facciamo delle domande più complicate, diciamo, e se invece di chiedere solo dove sei o dove vuoi andare, chiediamo per esempio come è fatto lo spazio o come è fatto il tempo, il problema è che se lo chiediamo agli oggetti macroscopici e se lo chiediamo ai nostri quanti, ci danno due risposte diverse, perché appunto, come dicevo prima, gli oggetti macroscopici, le nostre mele, pensano di sapere esattamente sempre dove sono, cosa stanno facendo, che tempo è, diciamo, no? E mentre i quanti sono indecisi, è come se il tempo e lo spazio fossero fatti a quadratini e noi possiamo conoscere solo quello che c'è in quel quadratino e non fuori, diciamo. Questo, come dicevo, è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Per il paradosso del sorite, la soluzione più ovvia era dire che il concetto di mucchio era impreciso e indeterminato. E perciò, quando arrivò la meccanica quantistica nella storia della fisica, diciamo,
una delle prime cose fu quella di pensare che la meccanica classica, cosiddetta, cioè quella degli oggetti che dicono che il tempo e lo spazio sono determinati e fissi, era in qualche modo sbagliata e che non semplicemente avevamo completamente frainteso tutto. Il problema è che, come dicevo prima, la meccanica ha a che fare con dei concetti che sono veramente, veramente definiti molto, molto bene. Per farvi un esempio, questa mela, credo che la cosa più simile a, che abbiamo nella meccanica per definirla è quello che si chiama un corpo rigido, che è semplicemente un oggetto per il quale tutti i punti sono, diciamo, a distanza fissata. Ora, non è proprio preciso per una mela perché io la posso schiacciare, ma diciamo che ci va molto 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 vicino, ecco. E con il modello di corpo rigido e con le leggi della meccanica e con giusto qualche correzione, diciamo, piccola piccola, fatta grazie a quella che si chiama la relatività, noi siamo riusciti a mandare un sasso sostanzialmente su Marte. Per darvi un'idea della precisione di questa cosa, è come se io pretendessi di lanciare questa mela senza poterla pilotare e farla entrare nella camera di casa mia a Bologna. Quindi dire che le leggi sono sbagliate o dire che le leggi sono imprecise, diciamo che è falso, è semplicemente falso. Non è in questo che risolviamo il nostro paradosso. Allora proviamo a passare dal granello al corpo rigido, proviamo a farlo dalla strada della meccanica quantistica, diciamo. E quello che facciamo è prendere, appunto, come ho fatto prima, un granello, ok? Che io ho segnato con una faccina perché le equazioni che determinano la meccanica quantistica sono molto molto brutte e abbiamo bisogno di, diciamo, un po' di info. E quello che facciamo è aggiungere un altro granello, no? E poi un altro, e poi un altro, avanti così. Ora, le leggi di un singolo granello, di questo signorino qua, di uno solo, le conosciamo. È quella che viene chiamata la particella libera. E, come vi dicevo, non sono bellissime, sono un po' spaventose. Però le conosciamo, cioè questa roba qua noi sappiamo come si comporta, sappiamo cosa succede, abbiamo della matematica per descriverla, no? E allora uno viene da dire, beh, del primo conosco le leggi, il secondo è un oggetto esattamente identico, anzi, ma a maggior ragione, in meccanica quantistica si scopre che gli oggetti sono molto molto simili fra di loro, molto di più di quanto lo siano gli oggetti quotidiani, diciamo, tanto che si parla di indistinguibilità, no? Si possono scambiare due particelle. Però c'è un problema, perché quando noi proviamo a fare, quando noi proviamo a fare la legge di queste due contemporaneamente, quello che viene fuori è questo affare qua, che capisco che non sia particolarmente rassicurante e non lo erano neanche gli altri, ma vorrei farvi notare, diciamo, da che parte è fatto. C'è questa piccola parte qua, ok? Questa, che è il contributo di questo signore qua. C'è questa seconda parte qua, che è il contributo di questo signore qua. E poi c'è del resto. E questo resto è un problema, perché è quella che noi chiamiamo la parte di interazione, diciamo. Non possiamo semplicemente prendere i singoli granelli e sommarli. Esattamente come noi pensiamo in modo molto diverso a un mucchio di riso e a un insieme di singoli granelli. Se pensiamo a un insieme di singoli granelli, magari li immaginiamo in fila o in griglia, li immaginiamo come qualcosa di diverso da un singolo mucchio. Un mucchio è una specie di più, diciamo, una specie di più, ecco. E perciò non possiamo, diciamo, andare avanti, non possiamo aggiungere anche l'equazione del terzo signorino perché la cosa diventa troppo complicata e non siamo più in grado di tenere dietro la cosa. Quindi ci troviamo di nuovo in questo nostro paradosso. A un certo punto una differenza di quantità diventa una differenza di qualità, diventa un oggetto diverso, diventa un modello diverso dello spazio e del tempo. Ecco, è proprio come se noi stessimo, diciamo, toccando la natura in un punto e poi toccando la natura in un altro, e siamo veramente molto sicuri di cosa sta succedendo qui, veramente molto sicuri di cosa sta succedendo qua, però in mezzo è tutto sfocato, diciamo. E vi proverei a far fare un piccolo conto. A un certo punto il fisico De Broglie scoprì che
ogni oggetto si porta appunto dietro quella che noi chiamiamo un'onda di probabilità. Cioè, anche gli oggetti grandi, diciamo, questo è un concetto che i fisici quantistici stessi trovarono fuori di testa quando lo scoprirono, ma la cosa è, diciamo così, anche gli oggetti quotidiani, diciamo, hanno i vettori che abbiamo visto prima un po' sfocati, diciamo, quello che noi chiamiamo che sono delocalizzati. E questo concetto di delocalizzazione si porta dietro con un'onda di probabilità, appunto. Si immagina che ci sia una specie di zona nella quale la nostra particella ha una certa probabilità di esistere, no? Il problema è che questa zona è la lunghezza d'onda, ce la possiamo immaginare come il diametro della stanza, no? Possiamo immaginarcela come il diametro della stanza, e è data da questa formula qua, che è stata scoperta appunto da De Broglie. Ora, H è una precisa costante della fisica, che è un numero, diciamo, piuttosto piccolo, ecco. È un trilionesimo di un trilionesimo di qualcosa, ecco. E come dicevo prima, se la nostra onda di probabilità è una stanza, è un po' complicato, diciamo, per questa mela entrare in una stanza che sia grande come un trilionesimo di atomo, no? Mi piace fare l'esempio di... Questa sono io da piccola? Mi piace fare l'esempio di una bambina che corre e se si fanno i conti viene fuori che la lunghezza d'onda, la stanza, diciamo, che le diamo a disposizione viene dell'ordine di 10 alla meno 36, che non è un granché, devo dire, cioè va bene, è comunque una bella stanza dei giochi, però tra l'altro io adesso mi sto trasferendo a Torino, no? E una stanza dell'ordine di 10 alla meno 36 è più o meno tutto quello che sono riuscita a trovare in centro per 400 euro al mese, quindi anche questo non va male. E la domanda che noi ci stiamo facendo, questo, no, voler collegare i due punti della natura che stiamo toccando, è forse un po' sbagliata. Proviamo a farcene un'altra. Quanto grande può essere il mucchio per avere ancora dei comportamenti quantistici? Cioè, quando è quel punto in cui ho un mucchio un po' grande, non ho un singolo elemento, ma comunque ci sta nella cameretta che tutti hanno? Io credo che sia molto affascinante che noi non sappiamo molto bene questa risposta, perché abbiamo due modelli matematici molto diversi che fra di loro non si mischiano. Però la natura sa molto molto bene che cosa sta succedendo. E c'è un ingegnere quantistico che si chiama Aaron O'Connell che ha, diciamo, deciso di testare i limiti di questa natura in un certo senso. Quello che loro hanno fatto è prendere un chip, un microchip, no? Che fosse piccolo, 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 ma comunque visibile a occhio nudo. E credo che questa sia una cosa molto bella, perché questo è un ingrandimento al microscopio elettronico, perché si possa vedere come è fatto e perché voglio spiegarvi meglio com'è l'esperimento, ma questa cosa si vede, ed è fantastico per me, è un oggetto che si vede, è grande più o meno la metà di quel chicco di riso, è una cosa, ecco. E l'hanno messo in uno stato molto particolare, l'hanno dovuto mettere sotto vuoto, schermare dalla luce, non farlo interagire con niente, no? E questa specie di oncia che vediamo qua è la parte che ha fatto la magia, diciamo, che adesso vi spiego. Quello che è successo è che il chip ha iniziato a vibrare, l'hanno potuto misurare proprio, no? Quello che succedeva è che si dilatava e si contraeva. O'Connell dice come un respiro, e io la trovo una cosa veramente, veramente molto bella. E questo è perché tutti i suoi atomi, tutti gli atomi del mucchio, diciamo, si trovavano in una molteplicità di stati. Era esattamente quello che stiamo cercando, è esattamente quel caso nel quale il mucchio è un mucchio, ma comunque ha una cameretta nella quale esiste. Ora, potremmo in futuro portare anche qualcosa di più grande in uno stato quantistico, magari, che ne so, raffreddandolo ancora di più o portandolo a condizioni ancora più estreme. È una domanda a cui mi piace pensare, perché se noi ingrandiamo un chip, scusatemi, se noi ingrandiamo uno dei nostri quanti, fino a farlo diventare grande come un chip, è come se noi prendessimo un chip e lo ingrandissimo fino a farlo diventare grande come un essere umano. Quello che si dice è che la differenza di scala è la stessa. Il numero di volte che bisogna ingrandire i primi due
per farli essere uguali è uguale al numero di volte che bisogna ingrandire gli ultimi due per farli essere uguali. E non so, mi piace pensare che a un certo punto magari potremmo, non lo so, dare una pozione restringente a qualche essere umano e farlo entrare anche lui nella sua cameretta. Non so, mi piace pensare che un giorno succederà e devo dire, sono molto curiosa di vedere com'è essere un granello. Grazie.